Rosa De Marchi, nata il 10 gennaio 1928 a Massanzago, Padova. Una dei 15 della famiglia De Marchi. In che anno è entrata nelle suore missionarie del Sacro Cuore di Gesù? Sono entrata nel 1900. Avevo 19 anni. Nel 1947. Esatto. Ok. 1947. E come ha conosciuto le missionarie del Sacro Cuore di Gesù? Come mai ha deciso di diventare una suora missionaria del Sacro Cuore di Gesù? Ecco, appunto nella mia attività apostolica in parrocchia davo una mano al sacerdote e lui aveva una sorella di clausura vicino alla nostra casa generale in via Aldrovandi. Questa sorella aveva il libro della madre Cabrini che era stata beatificata proprio nel 17 e gliel'ha data. Lui, sapendo che io pensavo a questo, mi ha detto: leggi questo e poi mi dirai la risposta. Me lo sono letto, meditato, ho pregato e quando si è conclusa, diciamo, la sofferenza dei fratelli perché sono rientrati, allora ho deciso. Ecco, la scelta è stata questa, dopo aver letto questa biografia di Madre Cabrini che era stata in quell'anno beatificata. E mio padre mi ha accompagnato lui stesso a Milano, a Porta Romana, che c'era già la scuola aperta, e allora mi ha consegnato la madre Augusta Rocchi, che era la preside dell'istituto, e mi ha subito preso in buona considerazione, ecco. Io ero quasi la preferita, ecco, delle postulanti che erano entrate. Mi sono trovata, perché sono stata pochi mesi lì, perché poi sono andata a Genova per accompagnare una superiora di Genova a Roma che diventava superiora di via Aldrovandi. Ecco, così ho passato il mio tempo di probandato un po' a Milano e un po' a Roma. Ho fatto una conoscenza un po' generale, che è stato bene per introdurmi in questo istituto. Quando lei è entrata nell'istituto, quindi, che cosa aveva capito del carisma di Madre Cabrini? Avevo capito che si era data per assistere, aiutare e, come si dice, difendere la nazionalità italiana in tutti i paesi che c'erano gli italiani, che allora soffrivano molto, lavoravano tanto e non erano considerati. Ecco, questo, la prima impressione è stata questa, dare una mano a questi fratelli che sono nella sofferenza. Ecco, già avevo sentito quelli dei campi di concentramento che erano tornati e delle cose che mi raccontavano. Mi ha fatto prendere le ali per andare a fare qualcosa. Quali sono i luoghi in cui è stata in missione e se ha ricoperto qualche ruolo particolare all'interno dell'istituto? Dai, qui sono tante le cose. Comunque per l'inizio della vita religiosa ho fatto un anno di noviziato ad Ospedaletti, Genova, ecco, dove poi ho fatto la professione e il trasferimento a Milano, in Columbus, che si era appena aperta la clinica Columbus
e avevano bisogno di mani d'opera, perché era gestita dalle suore e c'erano solo suore. Noi siamo arrivati in 12 del noviziato, ci hanno collocate tutte in Columbus. Ognuno faceva quello che poteva fare, intanto si preparava anche all'arresto. È stata un'esperienza un po' traumatica, perché l'ospedale lo conoscevo così per andare e tornare, ma non per rimanerci. Però è stata una buona esperienza questa. E dal 49, che sono andata da ospedaletti, fino al 55 sono stata alla Columbus. E dopo l'esperienza di tutti questi anni in Columbus, sempre a disposizione dei pazienti, degli ammalati, e tante esperienze positive, veramente. Ho fatto 2 anni alla scuola di Porta Romana per, come si dice, per facilitare la conoscenza di alcune cose che mi servivano nella vita. 2 anni appena, perché poi hanno trovato subito un altro posto, si apriva una missione in Sicilia e avevano bisogno di una responsabile. E perciò la sottoscritta è stata mandata subito in Sicilia, a Letoiani, che c'erano 70 bambini, orfanotrofio, che dormivano tutti in una stanza, due per letto, sì, me lo ricordo, veramente, ecco, un centro di accoglienza, ma per questi bambini non era accoglienza. E lì ci sono stata 6 anni, ho richiesto all'istituto di dare una mano per far vivere bene sti bambini. E difatti l'istituto si è messo a disposizione. Abitavamo in un grande palazzo, ma non era attrezzato per i bambini. Comunque l'istituto ha provveduto a rifare per l'occorrenza le camere, gli studi e trovare anche il modo di mandarli a scuola come si deve, perché questi poveri bambini quasi tutto il giorno finivano fuori della porta, perché inquieti, perché vivaci, perché... Ecco, questi 6 anni di esperienza a Letoiani sono stati un'esperienza traumatica, ma però benefica, guardi. C'ho ancora un ragazzo dalla Svizzera che a 2 anni è stato lì per le elementari e ha scritto alla fine della quinta elementare al come si chiama, il capo del gabinetto in provincia. Una famiglia, non un istituto, perché fino alla quinta elementare non lì. Poi, se non c'era dove andare, mandavamo in un istituto a Messina che continuavano gli studi. Ma questo Alfio ne aveva fin sopra la testa. E sono riuscita, chiamando i responsabili della provincia, di far trovare un posto per questo ragazzino. È andato in Svizzera da 2 genitori siciliani che l'hanno cresciuto, educato, ed ora è un, come si dice, un carabiniere, ha fatto la strada che ha scelto e ancora vive, sta bene e ringrazia, una delle tante. Ma intanto questo posto si è affermato, abbiamo preparato anche la spiaggia per fare diciamo, il bagno ai bambini. C'era un fiume che scendeva, l'abbiamo fatto risanare perché potessero andare a giocare. Ecco, tutte queste cose per fare,
funzionare un ambiente per questi 70 bambini. Dare una mano, siccome avevamo una scuola su a Conegliano, ormai le suore venivano meno, gli alunni anche, abbiamo data in venduta a un ingegnere che ha fatto un alloggio per anziani. Questo ha cominciato. E la prima anziana è stata una Francesca. E la sottoscritta mandata lì per far compagnia, assistere questi anziani. C'erano i laici, perché questo ingegnere si è, diciamo, chiamato persone adatte al posto che apriva, però voleva che ci fosse qualche scuola. E la sottoscritta ce n'è andata volentieri. E la prima ad arrivare è stata una Francesca. Non parlava, faceva fatica a camminare, ed è venuta lì, l'ha accompagnata il figlio, dice: vediamo se potete fare qualche cosa. Vi dico che ho cercato Francesca, la Cabrini, e non è stata zitta, né ha tardato a darmi aiuto. Questa donna, dopo 15 giorni, ha cominciato a sorridere, camminare e poi chiamarmi per nome. È stata lì 1-2 settimane sola, perché altri non erano venuti. Poi hanno cominciato a venire, ma Francesca aveva cominciato a camminare, scendere dal letto e a parlare. E pensi che è stata lì tanto tempo che il figlio dopo non più sosteneva la retta e ha dovuto portarla in un ambiente pubblico. Così la Francesca, che dalla Cabrini ha avuto l'aiuto, da come era, non era anziana, era anche abbastanza giovane, forse anche questo ha contribuito. Comunque, ecco, è andata così. Poi dopo di questo, dalla Conegliano, Genova, c'era l'apertura di un altro centro, ma era diocesano, a Ragusa, per i, diciamo, stranieri, giorno e notte. E lì il vescovo cercava qualche religioso o religiosa che si mettesse a disposizione, perché con i laici sì, si lavora, ma fino a un certo punto, ecco. E rimanere sul posto, anche si può dare una mano più precisa ai bisogni del posto. E la sottoscritta da Genova, con un'altra sorella, arriva in Sicilia. A Ragusa era il primo, questa, Letoianni era il primo. E a Ragusa era questo centro di accoglienza per tutti, giorno e notte, ricchi e poveri, più poveri che ricchi, e anche persone non tanto serene e tranquille, per le quali dovevo anche chiamare aiuto per poterle fare, inviare nei posti sicuri. Persone che un giorno uno si è allontanato e è andato in spiaggia. Ha trovato un posto vuoto in un ambiente, si è addormentato. Fumava la sigaretta e ha incendiato. Fuoco. Si è svegliato col fuoco, bruciato. È andato in strada, una persona l'ha portato all'ospedale. Dopo l'ospedale nessuno lo accoglieva più, è ritornato con la testa fasciata a cercare aiuto ancora. Che si doveva fare di questo? Allora mi sono messa in movimento con le persone che potevano fare questo passaggio,
per cercare la moglie, che aveva una figlia in Russia. Dalla Russia veniva questo. Come era arrivato lì, chi lo sa, cosa c'era sotto. Comunque, la moglie è disposta a riprenderlo. E sono riuscita a trovare persone che hanno sborsato per il viaggio e per il ritorno, che arrivando là si sono fatti sentire tutti e due, per dire, ecco, uno dei tanti, ma tanti ne sono successi di questi casi. È ancora aperto questo centro di accoglienza a Ragusa, sì. È ancora aperto. Se torniamo ad oggi, lei, dopo tutte le esperienze di vita che ha avuto, anche come consacrata, oggi come vive il carisma? Il carisma di Madre Gabrini? Ancora nel servizio dei fratelli, né più né meno, con metodi diversi, secondo le occasioni, secondo i bisogni di chi incontro per la strada, di chi incontro negli ambienti, di chi incontro in chiesa, di chi viene a cercarmi. Ecco, il carisma è ancora quello, perché se sentiamo quello che dice il Papa in merito a questi fratelli sofferenti, senza pane, senza vesti e non voluti bene, anche a quei tempi, e c'erano, e come? Non c'erano scuole per gli italiani, non c'erano lavori per gli italiani. E Madre Gabrini ha cominciato ad aprire lì, proprio nei centri più abbandonati, posti, scuole, prima di tutto le scuole. Questo mi ha entusiasmato prima ancora di entrare. Immaginarsi dopo come mia, diciamo, cercavo di conoscere un po' le situazioni per essere più vicini a questi bisogni. Poi sono stata altri due posti in Sicilia, nella collaborazione sia parrocchiale sia sociale, ecco, questo. Lei ha vissuto tanti anni in comunità, anche oggi vive in comunità. Sì. Com'è vivere in comunità? Com'è stato? Beh, non è tanto facile, perché siamo diversi gli uni dagli altri, preparazioni diverse, intuizioni diverse. E io dico sempre, senza gridarlo ai quattro venti, caro Gesù, cambiaci tu, perché noi tante volte pensiamo di fare il bene e invece non lo facciamo come deve essere fatto. È questo. E io glielo chiedo anche quando adesso alla mia doccetta sento che ho degli acciacchi, dico guarda, pensaci un po' tu, anche se sono così, se tu vuoi posso fare ancora almeno la presenza, una buona parola, la preghiera. Ecco. Quindi oggi il suo ministero come lo descriverebbe, proprio pensando a questo? Il mio ministero è di attenzione al prossimo che mi è vicino e di preghiera per chi ha bisogno, per tutti i bisogni, per tanti bisogni che non sono conosciuti, ecco, questo. Sì. Mi piace tanto questo Papa Francesco, perché ha una visuale proprio, come si dice, grande per tutti i bisogni dell'umanità e senza darsi arie, questo arriva dappertutto. Sì. Se lei mi dovesse raccontare brevissimamente un'esperienza profonda e importante per la sua vita da consacrata, quale sarebbe? Fatto. Ecco, direi questa ultima esperienza di invalidità in parte, perché non è che mi posso mettere al servizio nel modo in cui vado.
Però il tempo è dedicato a interpretare la volontà di lui e chiedere il bisogno per i fratelli. Ecco, oggi è questa la mia... Non ho... Sono qui come sono, però posso fare tutto quello che lui vuole, sono a sua disposizione. Ecco, questo qui. Le chiedo un'ultima cosa. Se lei dovesse dire qualcosa ad una giovane donna che sta pensando di unirsi alle missionarie del Sacro Cuore di Gesù, che cosa le vorrebbe dire? Prega e ascolta quel che lui ti dice e non avere paura di incontrare difficoltà, perché c'è lui. Grazie mille, Sor Bartolomea, abbiamo finito. Sì, grazie infinitissime proprio, veramente.